tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, questo video, come avrete capito dal titolo, è un video dove rispondo alle vostre domande. Ho avuto soltanto la brillante idea ieri sera di fare un video del genere perché ne avevo voglia e quindi diciamo che le domande non sono tantissime, in quanto non so in quanti di voi hanno potuto vedere i post che ho pubblicato ieri sera tardi, però diciamo che sono molto contenta anche delle domande che mi avete fatto e oggi sono qui molto felice per potervi rispondere. Allora, io ovviamente me le sono tutte scritte sul telefono. Anna Clara Pirillo mi chiede: innanzitutto complimenti per la maturità. Grazie mille Anna. Poi vorrei chiederti: che scuola superiore hai frequentato? Come fai ad essere così perfettamente bella? Ti voglio bene, ti seguo sempre. Mi potresti salutare? Mi chiamo Anna Clara. Ciao Anna Clara, ti mando un grossissimo bacio. Allora, che scuola superiore ho frequentato? Io ho frequentato il liceo artistico a indirizzo design. Diciamo che però per me è stata una sorpresa, in quanto io mi ero iscritta all'istituto tecnico grafico pubblicitario, solo che l'anno in cui io mi sono iscritta, questo ramo diciamo è cambiato in liceo artistico. Il livello anche di difficoltà era più alto, in quanto si trattava di un liceo, e quindi è stata una sorpresa per tutti. Comunque ci siamo trovati sempre bene nonostante fosse diventato un liceo. Deborah Venturini mi chiede: ti piacerebbe vivere all'estero? Se sì, in quale paese in particolare? Sei figlia unica o hai fratelli e sorelle? Mi puoi salutare? Un bacio. Ciao, un bacio anche a te Deborah. Allora, mi piacerebbe vivere tantissimo all'estero per conoscere soprattutto le culture, lo stile di vita di vari paesi. Io amo viaggiare, vorrei tantissimo viaggiare nella mia vita. E sì, mi piacerebbe tantissimo, anche se devo essere sincera, io sono una ragazza molto attaccata alla famiglia, quindi sarebbe molto difficile per me poter andare sola e lasciare la famiglia qua in Italia. Comunque mi piacerebbe andare a visitare qualsiasi paese, vivere in qualsiasi paese per conoscere la lingua, soprattutto per poterla parlare, perché ora come ora nessuno sa parlare lingue molto bene. Come io non so neanche l'inglese, non so nessuna lingua, sì vabbè l'inglese è un po' così per quello che ho avuto modo di imparare a scuola, ma non l'ho approfondito bene, quindi mi piacerebbe molto anche saper parlare l'inglese, il francese, lo spagnolo e quindi poter vivere anche in paesi all'estero. Sei figlia unica o hai fratelli e sorelle? Allora, io sono la prima figlia dei tre figli della mia mamma e del mio babbo. Aiuto, mi cascava il telefono. Io sono la più grande, poi ho il mio fratello che a settembre compie 18 anni e poi ho la mia sorellina che ne ha 10. Siamo una bella famiglia. Gargano Katia mi chiede: tesoro, che pensi di fare dopo la maturità e come vedi il tuo futuro? Allora, come avevo detto nell'altro video, io ora come ora sto dedicando il mio tempo ad aiutare mia mamma in pescheria, in quanto abbiamo aperto questa nuova attività e quindi lei ha bisogno di una mano e quindi la vado ad aiutare io. E quindi per il periodo estivo penso di fare, insomma, questo lavoretto qua, mentre a settembre vorrei comunque cimentarmi in quello che mi piace fare, dunque poter affrontare un'accademia di trucco, oppure se non ho la possibilità economica frequentare magari dei corsi che mi attestino che faccio questo lavoro, in quanto come saprete io sto truccando le spose, trucco per sfilate e quindi mi piacerebbe comunque avere qualcosa che mi afferma che faccio quello che vorrei fare anche in un futuro. Ora come ora sto chiedendo pochissimi soldi sia alle spose sia per le sfilate, perché appunto nessuno mai mi ha affermato che so realmente truccare, che ho prodotti buoni, quindi mi piacerebbe appunto avere questo cazzutissimo attestato, passatemi il termine, per poter chiedere anche qualche soldino in più, in quanto io chiedendo così pochi soldi diciamo che ci rimetto un po'. Come vedo il mio futuro? Allora, come ho detto prima, a me piacerebbe tantissimo viaggiare, conoscere le culture, la lingua, e quindi mi piacerebbe tantissimo viaggiare assieme al mio ragazzo, assieme agli amici. Mi piacerebbe tantissimo poter mettere su una famiglia, avere figli, sposarmi, insomma il futuro che vorrebbero un po'
tutti e perché no avere anche un bel lavoro che mi piace e che mi faccia stare bene. Lela trattino basso eye makeup 2 mi chiede: ciao bellezza, adesso che hai terminato la scuola, a proposito, complimentoni per il risultato ottenuto, grazie mille Lela, un bacio, cosa pensi di fare? Farai un'accademia di makeup o altro? Bacioni cucciola. Allora, come ho già detto prima, sì, mi piacerebbe tantissimo poter frequentare l'accademia, ma siccome costa un po' troppo mi accontenterei anche di qualche corso di trucco. Sofisticatamente donna mi chiede: c'è qualcuno che ti ha trasmesso la passione del makeup? Magari guardando i prodotti di tua madre, oppure sei l'unica in famiglia con questo interesse? Un bacione bellezza, un bacio anche a te. Allora, in famiglia io sono l'unica, in quanto mia mamma non si trucca mai, non si è mai truccata in vita sua, se non quando era giovane si metteva un po' di matita e un po' di mascara. Infatti io quando ero piccolina, vedendo lei che si metteva questo lip gloss, questo rossetto, volevo anche io uscire con il rossetto e mia mamma me lo metteva, perché altrimenti la situazione andava a finire male, in quanto io strillavo proprio, io volevo uscire con questo rossetto, che fosse rosso, che fosse rosa, che fosse di qualsiasi altro colore, io volevo per forza questo rossetto. Comunque, ora come ora, in famiglia l'unica a cui ha interesse per il make-up sono soltanto io. Sammy Makeup 94 mi chiede: ciao Chiara, volevo chiederti, stai continuando sempre ad esercitarti e mangiando sano come vedevo nei post di qualche mese fa? Complimenti, sei bellissima e bravissima nei make-up, un bacio. Un bacio anche a te Sammy e grazie tantissimo per i complimenti. Allora, diciamo ni. Io non sto... ora come ora, ora in questo momento, non sto più seguendo una dieta mirata per poter dimagrire, perché diciamo con l'estate non mi viene più voglia di poter mangiare quanto mangiavo prima. Ora in estate ho voglia più di frutta, ho voglia di qualcosa di fresco, quindi stare lì a farmi la pasta non ho voglia, anche perché suderei davanti ai fornelli, e ho voglia più di qualche insalatona, pomodori, mozzarella, tonno, mais, e quindi ora come ora sto mangiando insalatone e frutta e tanta verdura, anche zucchine grigliate, melanzane. Sì, sto sempre mangiando sano, anche perché ora come ora è diventato, diciamo, per me uno stile di vita e non un peso, quindi sto mangiando sempre sano, ma non sto più seguendo una dieta ben mirata per poter dimagrire. Katy Santos, se si dice così, mi chiede: ma ciao tesoro, ne approfitto per domandarti una curiosità. Qual è per te un trucco perfetto per l'estate? Pochi prodotti ma buoni, cita i tuoi best in ambito makeup che utilizzi nel periodo estivo. Bacioni tesoro. Tanti baci anche a te, Katy. Allora, il trucco perfetto per l'estate, secondo me, secondo quanto mi riguarda, sicuramente è illuminare l'angolo interno con un buon illuminante, tanto mascara oppure ciglia finte, eyeliner, magari anche colorato, perché no, andare a marcare le zone in ombra con prodotti mirati, come ad esempio questa palettina qua di NYX che io ho preso al Cosmoprof. Con questi colori qua riesco a scolpire bene le zone del viso, quindi andarle a marcare tantissimo. Ovviamente con l'abbronzatura è bello anche farle risaltare con un bronzer avente dei all'interno dei brillantini magari color oro, e poi andare ad illuminare comunque gli zigomi con questo qua, e io questo qua lo utilizzo anche per andare ad illuminare l'angolo interno. Ovviamente la pelle è abbronzata e quindi non ha bisogno di chissà quanto fondotinta, correttore, quindi preferisco andare a mettere prodotti in polvere che risaltino l'abbronzatura, anche perché diciamo che io l'estate soltanto nel weekend, sabato e domenica, quando esco insieme agli amici, insieme al fidanzato. Vivendo in una città di mare, io il pomeriggio sono sempre al mare, quindi non mi trucco mai. La sera del sabato della domenica mi piace comunque andare a fare un trucco leggero ma che risalti molto. Diciamo che io punto tantissimo sulle labbra in estate, con colori fucsia, color rosso acceso, fuoco, arancione, colori che risaltano appunto la bronzatura. Questo diciamo è il trucco che io preferisco per l'estate, e come must, come best prodotto estivo comunque è questa palettina qua, dove ha tutto quello che mi serve per poter ricreare un look sofisticato. Mi rilascio.
relate, mi relate, insomma, non so come si dica, mi chiedi da quanto stai con il tuo ragazzo, quanto hai preso gli esami, dopo cosa vorrei fare, bacio. Allora, da quanto sto con il mio ragazzo? Ci sto da 5 anni e qualche mese. Sì, ci siamo conosciuti presto, io avevo quasi 14 anni e lui ne aveva già 18. Fra me e lui ci corre ben 5 anni, ma noi siamo più innamorati di prima. Quanto ho preso gli esami? Ho preso 87, una grande soddisfazione per me e la mia famiglia, infatti sono contentissima. Dopo cosa vorrei fare? Ho già risposto alle domande precedenti. Un bacio anche a te, un bacione. Cri-basso Enzo. Da quanto sei fidanzata? Ci mostri i tuoi tatuaggi? Allora, da quanto sono fidanzata? 5 anni, ho già risposto prima e io ho soltanto 2 tatuaggi. Allora, uno è questo qua. Allora, ve lo mostro. È questo qua. C'è scritto Chiara, è il mio nome. E uno è questo qua. È questo qua dove c'è questa farfalla colorata e le 3 lettere importanti della mia vita. La A di Andrea, che è mio fratello, la B di Bianca e Barbara, che Bianca è la mia sorellina e Barbara è la mia mamma, e la M di Milko, che è mio babbo. E questa farfalla gigante, simbolo di libertà, di felicità, che rappresenta un po' il simbolo della mia famiglia. Niente ragazze, queste sono tutte le domande che mi avete lasciato, sono poche ma buone. Spero di aver diciamo chiarito tutte le vostre idee. Ne approfitto per dirvi di lasciare altre domande qua sotto questo video con l'hashtag AskYaya, di modo tale che nel prossimo video prenderò in considerazione tutte le domande che mi fate sotto questo video. Penso di registrare un video a settimana per quanto riguarda l'AskYaya, perché mi piace un sacco e voglio diciamo farmi conoscere meglio, quale modo migliore per chiedere a voi qualche domanda. Vi mando un grosso bacio, un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!